messo a lavannare del pomero. E mi piace lavare, mi scandovero. Ma con le amiche ci raccontiamo i fatti, le leggende, le storielle, per così dire. Stasera però vi voglio parlare del presepe, il presepe napoletano. Il presepe ha origini antichissime. Intorno all'anno 1000-1025 furono allestiti i primi presepi che logicamente trovavano posto dentro le chiese. Però piano piano, arriviamo nel 700, il presepe ebbe il suo massimo fulgore perché incominciarono a uscire dalle chiese che entravano nelle case dei nobili, dei ricchi, e ognuno faceva gare per rappresentare il presepe più bello. Nel presepe si fondono un po' il sacro, il profano, il bene, il male, l'inferno, il paradiso, tutto viene coeso. E così si formano i paesaggi, il fiume rappresenta la vita che scorre, il ponte rappresenta il passaggio nell'aldilà, nell'ignoto. Però la cosa più bella sono i pastorelli, è vero? Benino rappresenta invece il pastore d'Oriente che sogna l'allestimento della natività. E così si crea il presepe, con al massimo, al centro del suo fulgore, la grotta con il bambino. E poi ci sono tutti gli altri personaggi, ci sono i venditori ambulanti, quelli degli ortaggi, il carciofo, gli aranci, i limoni, il norcino, il venditore di maiale, che mette fuori le sue salsicce, la testa del maiale, il piede del porco, così. E lo stemmio, dove ci stanno zio Vincenzo e zio Pasquale, che rappresentavano il carnevale e la morte, che bevono il gorgo. E poi c'è sta che arriva, sembra un rumore di sferraglio, quelle ruote che Ciccio Bacco in coppa a bordo. Sarebbe Ciccio Bacco, il dio Bacco, sopra la botte di vino che cammina con tutte, trainato dal mulo, e tutte le sue botticelle di vino tenendo in mano il calice. E infine arriviamo nella Vandaglia. Eccoli qua. Nella Vandaglia hanno un ruolo importante. Vengono rappresentate nei presepi di un fiume o dentro nell'androne di un palazzo dove lavano i panni, fuori a un balcone. Però il significato è questo, che nell'epoca della nascita di Cristo le donne del popolo volevano andare a ospitare, a aiutare la Madonna, aiutare la Madonna a far nascere Gesù bambino. Prese dei panni e cominciarono a lavare, ma questi erano cani ed immacolati. Ecco, e questo abbiamo poi un altro personaggio che è la donna col bambino, che anche sta tra il sacro e il profano. È un po' curioso. Il canto della lavandaia, ma certo che lo vorrei, sì. Facciamo.
ma se pareva che non c'era ogni mio proprio, c'è sempre uno fermo qua. Ma questi non tenevano proprio niente di fa. Cioè, io capisco che nel deserto non è che ci si fa l'attività, non devo fare. Però voglio dire, ogni tanto non ci non compa lo cammello, quindi voglio dire, cercate un po' pure acqua, ma ne tenevo bisogno da questo posto, niente. Sempre là che andate, lo benissimo, arrivo lì e non andate a passare. Perché solo perché non è qui, vedete voi se è una cosa bella, la fa a una maglione, che già poveretta è stata sfortunata. Mo, l'unica cosa positiva è che voi lo vedete a poco, tutta questa intelligenza non trasmette. Quindi, poverino, che potevo fare? Perché certo, dallo deserto non erano così tanti mezzi, però c'è una preda qua, una pietra, cartello, vedimo un po' che potevo fare, se si imbroglia dopo, ecco qua, chi è? Shalom, un po'. Avanti. Un momento, fammi avanti. Chi sei? Sono una mamma. Una mamma? Che cosa hai tu? Sono una mamma, c'ho un bambino. Ovviamente qua. Fai vedere. Fai vedere. Ma non ti vedo. Tieni. Va bene. Vuoi andare? Passa. Ah. Hai visto dopo come la scelta? Come?